Il risveglio della forza è appena uscito al cinema e naturalmente non poteva mancare il playset e le statuine di Disney Infinity 3.0. Sono già uscite le statuine dedicate alla serie originale di Star Wars e qui ci troviamo nel sequel appena uscito, nel settimo episodio, e quindi oggi andremo a unboxare questo nuovo playset che ovviamente è uscito subito dopo l'uscita del film per non spoilerare nulla ai giocatori. E inoltre, cosa molto importante, questo playset va scaricato, non si trova nativamente sul disco di Disney Infinity 3.0, proprio perché qualche hacker avrebbe indovinato la trama se fosse stato incluso nel gioco originale. Quindi insomma, vediamo come sono queste statuine. Beh, questo è il playset, sempre incastrati molto bene. Questo è il playset, quindi è quello necessario per sbloccare il contenuto. E poi abbiamo la statuina di Rey, la protagonista del nuovo film. Eccola qui con il suo bastone. E poi abbiamo il nostro film in edizione Ho trovato il blaster. Quindi lo troviamo insomma con il suo outfit e con la giacca, che chi ha visto il film sa da dove proviene. Il terzo personaggio, che non è incluso nel playset, ci è stato regalato gentilmente da parte di Disney, è il cattivo del film, Kylo Ren, con la sua spada un po' particolare. Vediamo se riesco ad estrarlo senza spaccarlo. Le chiusure di Disney sono sempre molto molto solide. Ok, allora abbassiamo. Curiosamente, rispetto a Darth Vader, ha il mantello più mobile, più gommoso, e questo è il personaggio di Kylo Ren con la sua spada con due tubi di scappamento, diciamo, che formano questa sorta di elsa. Insomma, molto carini, come sempre i personaggi di Disney Infinity sono veramente ben fatti. Il film, se non lo avete ancora visto, andatelo a vedere perché a mio avviso merita, e fra poco ci lanceremo nel gameplay di questo playset per vedere che cosa ci riserva e soprattutto se ci sono degli spoiler. Suppongo proprio di sì. Quindi, insomma, prima di mettervi a giocare a questo, vi consiglio di vedere il film perché potreste rovinarvi la sorpresa. Ho detto tutto e ci vediamo alla prossima.